Veramente dobbiamo ringraziare la nostra amica e presentiamo Daria Bufalfa, perché purtroppo ci stanno segnalando che siamo in ritardo e dobbiamo chiudere. E rapidamente dico che appunto lei è nata a Oran in Algeria nel 1768 e vive a Brunila. È insegnante di francese presso la scuola media e il centro di lingue straniere dell'Università di Summa. Da sempre appassionata di lingua e di libri di poesia, ha saputo trasmettere con notevole successo questi interessi ai suoi studenti. Ha partecipato a diverse manifestazioni di carattere culturale in Algeria e scrive a titolo personale storie per ragazzi e poesie. Per molto tempo il suo sogno è stato quello di organizzare e partecipare ad eventi artistici culturali in Italia e in Algeria, facendo affidamento sulla cooperazione sincera e continua con l'associazione culturale Dina, in modo tale da creare e riaffermare rapporti tra artisti italiani e algerini.
E così nel luglio del 2017 l'Associazione Culturale ILA, riconosciuta l'ampia positiva di divulgazione dei propri progetti ottenuta grazie alle attività professionali e sociali realizzate dalla professoressa Dalida Bucalfa, ha deliberato di nominarla presidente della sua sede operativa a Dila, ubicata in Algeria, nella città di Pina. E adesso ci sarà un filmato che la regia ci invierà per illustrare le attività della nostra amica. Queste sono le foto della mia città, si chiama Blida, è a 45 km di Algeri, la capitale. È una città di arte. Abbiamo delle pittore come Bimeisa Mohamed, che hanno dato pure le sue mostre qua in Italia. E speriamo bene con questo generale tra la nostra città Blida e diciamo che l'Algeria, perché siamo pronti a venire in Algeria e a portare italiani da noi. Quindi saranno benvenuti tutti scrittori, pittori, sono invitati a visitare l'Algeria. E se parliamo dell'Algeria, siamo vicini. Se parliamo di Dila, diciamo che tra Dila, per noi Dila è l'amicizia tra l'Algeria e l'Italia. Un ringraziamento a Bruno Mancini, questo signore, sì, sono senza parole quando parlo di lui, e ringrazio l'Istituto Italiano di Lingua Italiano ad Algeri, la signora Maria Battaglia, che lì fa un lavoro meraviglioso per la lingua italiana. E sull'antologia, quella Bene Matite, e abbiamo un omaggio al fondatore del Dipartimento della Lingua Italiana in Algeria, che si chiama Hamouda, il signore Hamouda. È lui che ha fondato questo dipartimento. Nonostante che c'è un'università della lingua italiana a Blida, è conosciuta, e abbiamo laureati nella lingua italiana che vengono pure a finire lo studio qua in Italia, a Genova, a Perugia, a Roma, ci stanno dappertutto, ma solo per studiare e prendere un po' di vostra lingua. Ciao, grazie. Una volta il signore Mancini mi ha detto, quello era dito. Noi, ho detto, speriamo per fare qualcosa. Mi ha detto no, noi non speriamo, noi lavoriamo. Grazie, grazie. E quindi concludiamo i lavori dicendo che